Martedì 4 dicembre, come vi avevamo promesso nella rassegna stampa digitale, abbiamo preso l'articolo su virtucquotidiane.it dove abbiamo deciso di parlare di un incontro. Domani sera alle 21, spazio rimediato che si trova alle porte del centro storico della città in via Fontesecco 24, ospiterà uno spettacolo dal titolo Dall'idea allo scaffale. È un'esperienza di produzione libraria? No. Non è questa? No. È un'altra? Quella è un'altra cosa. Perfetto. Quella c'è giovedì. Ah, okay. Che ho confuso io. La cosa tirato geniale di darti la locandina al momento. Ma io già sono anziano. Sì, scusate. Ho bisogno dell'accompagno, voi mi tirate anche perché le cagnole. Sono anziano anch'io e quindi non mi rendo conto di quello che faccio. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ciao Giuseppe. Buongiorno a Fabio Iuliano. Allora, no, parlavamo di un altro appuntamento, è un reading letterario, quello di domani sera, ore 21. Prima abbiamo citato Vedder, quindi insomma voglio dire non a caso, perché ha usato delle parole dalle quali poi i ragazzi hanno tirato fuori questo spunto e hanno approfittato per raccontarvi un qualche cosa. Ripeto, questo appuntamento è per martedì 4 dicembre, come vi avevamo promesso nella rassegna stampa digitale, abbiamo preso l'articolo su virtucquotidiane.it dove abbiamo deciso di parlare di un incontro. Domani sera alle 21, spazio rimediato che si trova alle porte del centro storico della città in via Fontesecco 24, ospiterà uno spettacolo dal titolo Dall'idea allo scaffale. È un'esperienza di produzione libraria? No. Non è questa? No. È un'altra? Quella è un'altra cosa. Perfetto. Quella c'è giovedì. Ah, okay. Che ho confuso io. La cosa tirato l'amo. Di darti la locandina al momento. Ma io già sono anziano. Sì, scusate. Ho bisogno dell'accompagno, voi mi tirate anche perché le cagnole. Perché sono anziano anch'io e quindi non mi rendo conto di quello che faccio. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ciao Giuseppe. Buongiorno a Fabio Iuliano. Allora, no, parlavamo di un altro appuntamento, sì. È un reading letterario, quello di domani sera, ore 21. Prima abbiamo citato Vedder, quindi insomma voglio dire non a caso, perché ha usato delle parole dalle quali poi i ragazzi hanno tirato fuori questo spunto e hanno approfittato per raccontarvi un qualche cosa. Ripeto, questo appuntamento è per domani sera, spazio rimediato, ore 21, Small Town. Questo è il titolo dello spettacolo e vedrà protagonisti Giuseppe Tomei, che ha scritto un libro, Io non c'ero, questo è il titolo, e che verrà presentato giovedì a questo punto. E poi avremo un gruppo, gli Yop. È wow, giusto? Grandissimo. Perché a Fabio interessa molto la pronuncia. Sei uno dei pochi che l'ha pronunciato bene. No, sono stati mesi e mesi di pratica. Io ho provato. Allora, ovviamente di questo gruppo fanno parte Piero Pozzi, Stefano Millimaggi, Danilo Ciccarelli, Fabio Iuliano, Ilaria De Angelis e Alessandra Chiarelli. Allora, partiamo dal nome, Small Town. Chi lo ha scelto e per quale motivo? Ok, ho voluto raccontare una storia che può essere sovrapposta sull'Aquila, ma va bene per tutte le L'Aquila in tutto il mondo. Anzi, proprio citando il libro di Giuseppe, lui scrive una storia che può essere benissimo sovrapposta all'Aquila, ma ha un valore universale. Una piccola città di provincia che potresti, ecco, Small Town, l'ispirazione, parlando di Vedder e di Pearl Jam, una canzone che si chiama Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. Un'anziana signora dietro al bancone del bar in una città di provincia, che incontra un vecchio spasimante. A quel punto fa un bilancio a 80 anni della sua vita, e tu vedi che nella dinamica della canzone vedi
quelle dinamiche, scusa il gioco di parole, di una tipica città di provincia in cui magari qualcuno si fa in quattro per andarsene, qualcuno vuole restarci per essere un grosso pesce nel piccolo stagno, altri sono quelli che restano imprigionati. Ecco, quando arrivi a 40 anni e ti rendi conto che bene o male hai recitato in qualche modo tutti i personaggi, allora dici diamoci questo come calderone per unire una serie di contenuti, musica, poesia e letteratura. E dunque, io sono convinto di una cosa, che quando una persona decide di scrivere un libro è come se volesse liberarsi di qualche cosa, magari, perché no, anche qualche difetto. E allora mi chiedo, scrivendo Io non c'ero, di che cosa ti sei liberato e che cosa invece hai voluto conservare, Giuseppe? Allora, sono convinto che la scrittura sia uno dei mezzi per non impazzire. Come i sogni, no? Sai, c'è la storia, se non sogni, prima o dopo il tuo cervello si arrende alla realtà, sono degli sfoghi essenziali. E la scrittura, come qualsiasi altra forma d'arte, io parlo di quella che mastico un po' meno peggio delle altre, è un modo per esorcizzare fantasmi, paure e anche per andare avanti con l'età in maniera un po' più serena e meno depressiva. E quindi sì, è il bisogno di buttare fuori qualcosa che altrimenti se rimane dentro si macera, no? L'acqua cheta, come si dice, mangia i ponti, e quindi anche se sembra non muoversi poi ristagna e porta malattie e marciume, e allora bisogna tirarla fuori, così ci si libera. E che cosa invece hai conservato, hai voluto conservare? I ricordi. I ricordi, le cose importanti. Allora, ne abbiamo già parlato, ma è lo stesso argomento della serata di domani, ecco perché mi permetto di dilungarmi un pochino. Dopo un grande evento, specie se drammatico, si tende a ricordare tutto ciò che è successo prima di quell'evento come bellissimo, no? Come uno Shangri-La di sensazioni ed azioni. Non è vero. L'Aquila prima del terremoto non era la città perfetta, assolutamente. Anzi, no, anzi, era piena di difetti. Era British. Era molto British, era bellissima, lo è ancora, lo sta tornando, però non bisogna cadere negli inganni dell'età e della memoria e delle malinconie. Bisogna ricordarsi il bello e il brutto, perché poi è dal brutto che bisogna ripartire, bello. Era ferma, grigia. Era grigia. Probabilmente un evento come quello di domani, 12 anni fa, non avrebbe avuto alcun senso e alcun riscontro nella popolazione, ok? E questo deve essere chiaro. Però a costo di essere antipatici, bisogna dirlo. Però se lo avessimo organizzato al Sedon Allegro, forse... Oh, vabbè. Se ci ubriachiamo stiamo bene, che vuol dire? Ubriachi siamo tutti fichi. No, però questo è quello che ha detto Giuseppe è una cosa che ha valore, anche perché, cioè, si può vedere anche come un evento drammatico la rottura di una storia d'amore. Spesso tante poesie, tante canzoni che uso parlano di questo. Si tende a idealizzare il partner perso come se fosse una divinità, cioè, che è rimasta in cielo e tu sei sceso in terra. Quindi io ho voluto dare questi due valori alla serata. Fermo restando che deve passare. Hai visto che ti ho dato uno spunto? Fermo restando che deve passare il messaggio che chi ama, cioè, perché spesso e volentieri che cosa succede? Che chi ama troppo lo manifesta a volte in maniera prepotente. Passa per stupido, passa per scemo. Non è così, cioè, nel senso, non è stupido chi ama e chi non ama è figo, è forte, è fregno, capito? E nemmeno no. Il contrario. Esatto, cioè, quindi voglio dire, non facciamo passare il messaggio che è stupido chi ama, no, perché spesso e volentieri capitano anche nei discorsi, guarda quanto è scemo quello, ancora innamorato di quella, faccio un esempio. Certo. Ma guardate, ragazzi, essere innamorato è una cosa bellissima, anche faticosissima. È faticosissima. E quindi, vuole rispetto, perché... esatto, quindi a me piacciono le persone innamorate. No, io credo che comunque la vita sia talmente corta che poi valga la pena sentirla. No, esatto, bravo, quello volevo dire. Signori, permettetemi una piccola pausa, torniamo tra poco con Giuseppe Tomei e Fabio Iuliano. RL1
27 minuti dopo le 11 stiamo trattando due personaggioni che abbiamo invitato oggi in studio, Giuseppe Tomei, che tra l'altro ha scritto un libro dal titolo Io non c'ero, e Fabio Iuliano, che il suo sogno più grande era fare lo spazzino, invece si ritrova a fare il giornalista, il cantante, il musicista, l'insegnante di inglese, si è buttato nel un performer. È un performer, anzi, come lo pronunceresti tu il termine? Mi rifiuto. Performa. Yeah. Allora, ovviamente domani sera ore 21 vi aspettano con la musica degli Yop, chitarre, un basso, voce, batteria. Oh, ci sarà anche Nino Maurizi. Sì, chi lo ha invitato? Nino Maurizi, Piero ha fondato il gruppo con Nino, che era il bassista, poi per una serie di cose lui non ha potuto tenere il passo di tanti concerti, ma lui spesso e volentieri rientra, e visto che suoniamo una canzone che noi facevamo 20 anni fa, forse quando Radio L'Aquila 1 era Paganica, e negli studi di controllo a terra via del Pizzicagnolo. Yeah. Esatto, con Danilo e Giuseppe, ecco, quelli erano i tempi. Io suonavo con Nino, ho detto cazzo, domani vieni a suonare con noi. Posso aggiungere una cosa su Nino? Che oltre ad essere una carissima persona, insomma, musicista bravo, è anche una sorta di liutaio, si dice ugualmente, sì, liutaio, sì, no? Perché i suoi bassi li costruisce da sé, prende il legno, prende le corde e si fa lo strumento a mano come un artigiano dei bei tempi, ed è bravissimo e fa delle cose bellissime. Quindi sì, è una... sì, no, beh, io non credo che ci siano molti in città che fanno ancora questo. Suo padre era un artista tutto tondo sul legno, e lui ha ripreso questa cosa, però declinata sugli strumenti musicali, prevalentemente bassi e chitarre. Io tra l'altro suono con una chitarra costruita da Nino, una Siemens Strat Telecaster, e sì, complimenti. Ricordo che si tratterà un po' di tutto il libro, come scrive l'autore del comunicato, si avvolge nell'universo del suo autore, Giuseppe Tomei. Perché parlo del libro? Perché ci saranno canzoni scaletta e performance reading tra poesia e arti figurative con i versi di Ugo Capezzali, Alessandra Prospero e Antonio Fasulo, e sullo sfondo ci saranno le immagini del libro di Giuseppe Tomei. Quali immagini hai scelto, Giuseppe? No, le immagini le ha scelte Fabio, perché sì. Tra l'altro, altrimenti dimentichiamo di menzionare anche il disegnatore, sì, che purtroppo non sarà con noi. Romolo Boldrini, sì. Però ha curato una serie di disegni sia sulla roba mia che scrivo, sia dedicati anche al nostro gruppo. Ci sarà anche Mimma Manuele, che ha realizzato delle arti grafiche, che è appena entrato nel catalogo Mondadori, ragazzi. Esatto. Quindi esatto. Un risultatone, cioè, l'ho scritto io stamattina sul giornale, tra le altre cose. Quali immagini hai scelto? Io praticamente ho chiesto a Romolo di disegnare intanto 20 fotogrammi dal mio libro, dal mio Lithium, e poi di abbinare l'immagine del nostro gruppo con degli sfondi sia dell'Aquila, e poi lui ha voluto aggiungere Londra e ha voluto fare un omaggio ai suoi fumetti preferiti. In tutto questo c'è anche la nostra personale leonessa, che se non menzioniamo ci divora entrambi, prima di domani sera Barbara Bologna, che aprirà. Certo. E anche sì. Diletta De Santis, che farà una performance che è ispirata a un altro. Hai sentito come dice performance? Performance. Ci casca cascato. Sempre performance. Ispirata a un'altra autrice, che è Maria Esther Graziano. Diciamo domani. Siamo tanti. Più a fare che a vedere. Forse. C'è un bel po' dell'intelligenza sfaccendata. Aquilana. Per concludere la nostra chiacchierata, è chiaro che vi siete formati, vi siete plasmati su di una sostanza che può essere vino, ovviamente. Anche vodka. Esatto, che può essere la lettura e che può essere la musica. Sì, certo. Allora, sia Fabio che Giuseppe adesso gentilmente mi spiegano
la loro formazione, da quali letture, da quali musiche e da quale vino deriva. Allora, il vino deriva dal vino di mio nonno, okay. Era quello proprio nostro, di quello aquilano, della vignetta fatta, quello è stato il primo viatico verso l'alcolismo, che poi io non ho mai più abbandonato, tu lo sai, anzi ho abbracciato a piene mani. Per quanto riguarda la lettura, non lo so, io, per me è sempre stata una sorta di febbre, ero piccolo, io ho cominciato prima a leggere e poi andare a scuola, e non riesco a non leggere e a non comprarli, libri e fumetti, perché poi non avrò mai il tempo per leggere tutto, ormai comincio ad avere una certa età, quindi ho capito che vinceranno loro, però li devo, è una sorta di compulsività. E la lettura, sai, è quello che diceva Umberto Eco, che ne ha dette tante di giuste. Dice: chi non legge vive una vita sola, chi legge ne vive tantissime, vive la sua, vive quella di Ulisse, vive quella di D'Artagnan, vive quella dell'ultimo romanzetto pubblicato da una casa editrice indipendente, le vive tutte, e quindi vale la pena leggere per vivere più vite in una sola, è l'unico modo. E le musiche? La musica è la stessa cosa, fondamentalmente è quello che poi mi ha portato anche in radio, no? E, a parte che è stato il mio mezzo per imparare l'inglese, fondamentalmente, perché io a scuola non ci andavo, perché non so, mi divertivo diversamente. È il mezzo con cui io insegno inglese. Sì, vedi, e poi sì, il rock, la curiosità di sapere perché un autore dice quella cosa, no? Come la dice, che cosa significa. E prima, ovviamente, da ragazzo le schitarrate, quelle più violente, poi invecchi e scopri anche il fascino dei cantautori, poi invecchi ancora di più e scopri il fascino dell'elettronica, di Giorgio Moroder, di tante cose che non avresti mai ascoltato prima e invece adesso tanti dischi che al primo ascolto 10 anni fa ti capita mai, Vanni? Come? E pensi, questo non lo ascolterò mai più, dopo 10 anni lo rimetti sul piatto, sì. E pensi, porca miseria, che meraviglia, c'è, che mi sono perso per tutto questo. È un programma su Sky Arte, l'ultima puntata tratterà un album di Paolo Conte. Ecco, ad esempio, Paolo Conte, i miei 20 anni, io non avrei mai potuto ascoltarlo più di 10 secondi, adesso lo metto per 3 giorni di fila e sono un uomo felice, ma è normale che sia così. Viene sviscerato un album in studio con dei musicisti, bellissimo. L'ultima puntata l'ho visto, perché sono fatto Sky per ovvi motivi, e c'era, hanno destrutturato Lindbergh di Ivano Fossati, che è un disco di una bellezza. Impressionante, è stato interessantissimo, perché scopri anche i misteri della produzione, esatto. Che nessuno sa cosa significa produzione, pensi che ci sia uno che dà i soldi e ti compra i supporti, invece no. C'è tutto un lavoro dietro che è meraviglioso, esatto. A proposito, qualcuno di voi può passarmi la password di Netflix ora che rimettono per dicembre i nuovi episodi di Black Mirror? Io c'ho anche quello. Allora, io no, perché sono un pirata ed un signore. Senti tu, Fabio, sì. Invece letture, musiche? Anni 90 per me hanno segnato la svolta. Io ero un classico improntato alla ragioneria, Oasis. Proprio alla Fantozzi, sì. Poi chiaramente gli anni 90, la Folgorazione, che poi ti arriva da più lontano, dagli anni 70, parti con le Zeppelin, i Doors e tutto, poi arrivi ai miei... A proposito, oggi sono 38 anni che si sono sciolti, vabbè, ecco. Era il 4 dicembre. Sono troppi. E quindi, niente, poi Pearl Jam, Soundgarden e tutto quello che è venuto fuori, passando per Guns N' Roses. Questa è la mia formazione. Poi devo dire che ultimamente, anche per la notte dei ricercatori, mi è capitato di fare un percorso sulla musica elettronica, un territorio per me inesplorato. Adesso sto suonando qualche pezzo, qualche serata con Francesca Catenacci. Che ci sarà? Anche lei? Domani no. non era annunciata, ma non ci sarà. Questo ci dispiace. Una delle voci più belle della città. Tra l'altro, sì, e lei mi sta spingendo ad ascoltare altro che. E devo andare a ripetizioni di Nick Drake, ma questo puoi aiutarmi. Ragazzi. Nick Drake è tanta roba, poca, perché ne fece 2 dischi fondamentalmente prima di decidere di togliersi di mezzo da solo, ma 2 dischi. Allora, tutte queste esperienze convergono domani sera, mercoledì 5 dicembre, ore 21, Small Town. Ingresso libero, sì. Diciamolo, perché... Rimediamo lo spazio ai sogni con canti e storie di una città di provincia in cui non è mai facile diventare grandi. Ma sai chi fa il compleanno domani? No. Chi è che fa il compleanno? Fabio Giuliano. Ma guarda tu che le coincidenze. Grande. Vedi. Allora dobbiamo festeggiare con lui. Se uno è egocentrico, è egocentrico. No? E anche ego riferito un pochino. Bene, Fabio Giuliano, Giuseppe Tomei, grazie. Grazie a voi.